Ciao Serse, Ciao Andrea, ciao, buongiorno, ciao, ciao e buongiorno. grazie per questa Salve. intervista. Credo che, beh, tu non hai bisogno di grandi presentazioni, ma è la prima volta che entri in questi Sì, locali del è Museo la prima volta. Ho Amaranto. visto qualche esposizione un po' di tempo fa, però non era proprio il museo. Sì, che effetto ti fa, insomma, al di là di questo angolo che è quello che riguarda un po' il tuo quinquennio, ma insomma in Ma io generale, guardo, ogni che volta effetto ti fa? che venendo insomma da Perugia, da qualsiasi posto, arrivo ad Arezzo e lo stato d'animo non è mai lo stesso perché inevitabilmente insomma vengono fuori mille ricordi, mille pensieri, tutte le persone con le quali ho collaborato, ma soprattutto condiviso tanti momenti, per cui ogni angolo, dopo Olmo, arrivando qui allo stadio c'è un episodio, i tanti viaggi in macchina con i vari giocatori che venivamo in macchina insieme e vabbè, poi dopo entri qui allo stadio, inevitabilmente insomma un pizzico di emozione, anche non voglio dire malinconia, però Però qualcosa che un un po' anche po' di sì, di malinconia. malinconia perché i tempi sono stati troppo belli quelli e quindi quando ripenso a quei tempi, sì, nostalgia c'è. Senti, qui ci sono un po' di foto, no, che raccontano quei 5 anni con due promozioni, la Serie B sfiorata. C'è anche Lauro Minghelli, del quale ti voglio far dire due cose poi. Ma vorrei partire da qui, questa foto con Francesco Graziani, che non so, forse è la più, anche da un punto di vista simbolico, la più importante per te, vista la presenza di Ciccio. Beh, il presidente è stato per me uno, stavo per dire dei tanti, invece devo dire dei pochi uomini che nel calcio sono stati determinanti per quella che è stata la mia carriera, insomma, iniziando dai presidenti, diciamo, dei dilettanti, però poi diciamo che è stato la persona che mi ha introdotto a un altro calcio, inevitabilmente, perché Arezzo era in Serie D, ma ovviamente casualmente si respirava un'aria di professionismo. Lui era stato un campione del mondo, giocatore della Roma, quindi c'era tutto per poter veramente iniziare un qualcosa che forse da quel momento è diventato una carriera. Fino a quel momento non pensavo di poter vivere la mia vita, insomma, come allenatore. Questo per quello che riguarda l'aspetto professionale, poi per quello che riguarda l'aspetto umano e di rapporti, uguale, insomma, credo che è stata una persona straordinaria, ma anche nel dopo Arezzo, insomma, quando ha potuto mi ha sempre telefonato, dato qualche consiglio, incoraggiato, insomma, e quindi a lui come persona devo non tanto, ma tantissimo per quella che è stata la mia carriera, insomma. Senti, questa qua, guarda, Serzio, questa è una foto di Arezzo Sansepolcro, no? 17 dicembre del 1995, Spettatori. quasi 6.000, poi ci sono delle varie 5.000, più di 6.000, ma insomma comunque erano tanti, dai, per la Serie D, con Nofri che era il capitano, Battistini che segnò il gol vittoria, Bocchini. eh sì, che era un grande Sansepolcro quello. Tu sei ancora a oggi, speriamo non ancora per troppo tempo, l'unico allenatore dell'Arezzo che è riuscito a vincere la Serie D. Mi dici perché è così difficile per l'Arezzo vincere questo benedetto, maledetto campionato, mister? Ma guarda, intanto faccio una premessa adesso sui campionati dilettantistici, perché purtroppo di Ah sì. dilettantismo si parla solo rispetto a 25 anni fa, perché nel 95, lì, quando io sono venuto ad Arezzo, sono cambiati in maniera incredibile, insomma. Ci si ritrovano squadre e città impantanate, insomma. Eh Però sì. addirittura in quel periodo, io venni a Arezzo dopo un campionato alla Ponte Vecchio, in cui ci giochiamo la vittoria finale contro Ternana, Viterbese, Arezzo, che arrivò a metà classifica. Sì. Cioè questo, quindi era un'interregionale allora, insomma, Serie D, di grandissima difficoltà, ma soprattutto di grande valore tecnico, con tante società che si ritrovavano a dover ricominciare, perché una volta le società che fallivano tornavano ai Eh dilettanti. sì. Poi dopo col tempo si è cambiato un pochino trend a seconda Sì, di di chi chi fallisce, falliva, esatto. però
L'Arezzo aveva vissuto i campionati precedenti l'interregionale, lo sai benissimo, insomma, con la speranza di ritornare prima possibile, ingaggiando giocatori magari di C, C2, C1, e pensando che la Serie D sono quelli che fanno la differenza. Invece, proprio ispirato dalla mia Pontevecchio, che era composta ovviamente da giocatori assolutamente dilettanti sotto tutti i punti di vista, però con grandi qualità e grandi motivazioni, quell'anno decisero di fare una squadra in linea un pochino con quella che era la politica, non dico della Pontevecchio, che era impossibile, però di una società che dovesse avere nell'Arezzo grandi Sì, motivazioni. Quindi grinta e iniziando fame, come diceva Mosconi, no? Moscone, quindi iniziando l'allenatore che vedeva ovviamente, io per me era Real Madrid l'Arezzo, cioè poter pensare di allenare in quel momento era tutto. E con me tutti i giocatori che utilizzarono, passami il termine, l'Arezzo città, Arezzo società, Arezzo blasone, per poter avere la possibilità di salire nelle proprie carriere. E così è stato per molti giocatori. Quindi questa voglia di dimostrare in un posto che te lo può permettere, perché se tu fai bene all'Arezzo non è come far bene a Ponte San Giovanni o anche a Sì. Sansepolcro o Sì, un'altra parte, insomma. La ribalta è assolutamente superiore, quindi le motivazioni, e ancora credo che ci siano, ovviamente questa è una categoria immeritata per la città, però certo. anche in Serie B ci sono squadre che si ostinano a prendere giocatori da là pensando che ci sia una somma algebrica, bravino in Serie A, eccezionale in B, invece Invece non è spesso è proprio il così. contrario. Bisogna prendere sempre giocatori, allenatori che hanno delle grandi motivazioni. Mi dici così, oggi che sono passati un po' di anni, come dicevamo prima, ma la vittoria della Serie D, Pistoia con la promozione in C1, oggi proprio a pelle, qual è la sensazione più forte che ti è restata dentro di questi campionati? O l'ultimo anno in cui hai sfiorato la B, poi con forse quello che è stato l'Arezzo più bello dei tuoi anni di gestione. Ma guarda, io non ho coniato, però ho sempre detto una cosa, perché ho avuto la fortuna di fare una carriera dove veramente dalla prima categoria ho vissuto fino alla Serie A con tutte le competizioni anche europee, perché Intertoto, Coppa UEFA, Sì. preliminari di Champions, le Champions, quindi tutte le competizioni ho avuto, ripeto, la fortuna di poterle frequentare. Però ho sempre detto che il calcio ti dà questo grande privilegio, quello di non poter vivere, cioè di vivere le emozioni a prescindere dalle categorie che fai. Cioè il mio primo spareggio in prima categoria vinto, o la vittoria con l'Arezzo dalla Serie D, o dalla C2 alla C1, sono esattamente la stessa cosa di aver vinto a San Siro o il Perugia sotto l'aspetto emotivo. Sì, Cioè, ci credo. l'emozione non c'ha categoria, quindi questa è la bellezza del calcio, perché molti pensano più sei in alto e più sono belle le cose da vivere, no, no, cioè a livello intimo sono esattamente la stessa cosa, e quindi che ti devo dire, insomma è la mia vita, cioè queste sono tappe È un po' come per i che, figli, non si può esatto, scegliere, no, a chi vuoi sì, più bene, insomma. no, no, sono tappe, vabbè, della Serie D mi ricordo quando tornammo. Dopo una cavalcata contro un avversario fortissimo, penalizzato da quel famoso che seguitano a dire che avrebbero vinto, io a Taglioli ho detto mille volte: sareste stati come lo siete, dei grandi avversari, ma anche di un punto sareste Arrivati arrivati di sotto. Questa era la mia convinzione, ovviamente, però era una grandissima squadra quel Sansepolcro. E quindi piano piano, insomma, siamo andati avanti per questo. Con questo trend, ma dicevo, la cosa che mi rimase più dentro, proprio dentro gli occhi, è la gente, ma non i giovani, perché i giovani vivono la vittoria come una cosa, non dico effimera, però come una cosa naturale della loro Sì. vita. Invece gli anziani, quando tornammo dopo la promozione in Serie C, che mi ringraziavano, lì vedevi veramente qualcosa di diverso, cioè la sofferenza di una città, diciamo, dei tifosi di sopportare una categoria che
Era che è un pochino pesante. come adesso, dai, è pesante da sopportare dopo 3 anni, dopo 4 anni, quindi era una liberazione, insomma. Senti, questa è la lista dei giocatori che schierasti a Pistoia, No, tanto me nella li ricordo finale, tutti, ma cioè, 14 giugno delle sì. 98, Poi è però bellissima, 18 giocatori, pensa, era al 18 massimo. giocatori, che poi era un 3-5-2 strano, perché c'erano Balducci e Pillaiuta davanti, e Baiocchi gli facevi fare la mezzala praticamente in quel 3-5-2, perché c'era Cipolli a destra, Mirarini a sinistra, Signorini, c'era sì. Signorini. Luca Grilli, il factotum, Il lei giocava, factotum, Campanile, che era un giocatore di grande talento, che segnò il rigore decisivo. Ma questa è stata non una squadra, un campionato, una giornata incredibile. Incredibile perché l'attesa, già la vittoria contro il Teramo, che fu In difficilissima, insomma, semifinale. in semifinale. Ma prima il ritiro all'Isola d'Elba, unico nella storia del calcio, che solo Ciccio poteva inventarselo, però Ah, non l'hai inventato tu il ritiro all'Isola d'Elba? No, Quella è stata. beh, non potevo chiedere. Io avrei voluto fare comunque il ritiro soft, a me non piaceva in quel momento del campionato andare in montagna o Sì. andare da altre parti. E quindi quella è una squadra che stava bene insieme e quindi aveva bisogno di stare bene a prescindere. Adesso noi abbiamo anche esagerato perché mi ricordo Pilleddu che facevano il bagno proprio il giorno prima di giocare, però si era creata un'alchimia che era impossibile non andare su, ma soprattutto ecco la gradinata di Pistoia, una cosa Bellissima. incredibile, insomma, i tantissimi tifosi sono venuti, poi il ritorno, poi Ciccio aveva fretta, quindi ha chiuso Lo stadio, lo sì, stadio. lasciò Mi tutti al ricordo, io buio. sarei rimasto fino al giorno dopo, insomma, però vabbè, una giornata meravigliosa, insomma. Vieni, ti porto anche da quest'altra parte del museo, nel senso che ci sono anche tutte le formazioni appese incorniciate, e quindi magari possiamo fare due chiacchiere anche lì. Volevo chiederti, così, sai che pochi giorni fa sarebbe stato il 50° compleanno di Lauro Minghelli, no? Sì. A distanza di così tanto tempo, poi tu hai avuto un rapporto che con lui è andato avanti anche durante la malattia, insomma, che cosa ti è rimasto oggi, Serse, di Lauro? Stata durissima, perché Lauro vabbè, adesso sembra la solita Sì. frase che si dice in queste situazioni, però non era un giocatore che ho allenato, era un giocatore fortissimo, partiamo anche da questo concetto perché veramente era un giocatore che aveva delle qualità incredibili, ma era un ragazzo che non potevi non volergli bene e quindi l'aver vissuto con lui l'inizio della malattia, aver cercato nei limiti un pochino di quelle che erano le nostre possibilità, insieme ad altri di capire se c'era possibilità per poterne venire fuori, la consapevolezza che non se ne poteva venire fuori, che è stata ancora più drammatica, e quindi l'accompagnarlo, tra virgolette, a quella che è stata un pochino la sua fine, però standogli sempre vicino. Però è stato il contrario, perché in quel momento, quando io sono andato a Perugia e ho iniziato ad allenare in Serie A, era lui che stava vicino a me. Quindi è stato un pensare, ecco, che avrebbe avuto ancora 50 anni, ti fa pensare quanto è ingiusta la vita, ma questo purtroppo è capitato con lui, è capitato anche con altri ragazzi, altre persone, però Lauro è la curva. Ah sì, è la curva sud di Arezzo. Senti, Serse, mi dici, tra tutte queste formazioni che cominciano da lassù, sono le tue di questi 5 anni e che arrivano fino all'ultima, con il 4-2-4 con cui giocavi, con cui l'Arezzo sfiorò la Serie B, che poi è 4-2-4 e 4-2-3-1, 4-2-3-1. Ah, che adesso ci giocano tutti, ma io ero inconsapevole. Ma dimmi, c'è un giocatore fra tutti questi che hai avuto, che ha fatto meno carriera di quella che gli avresti pronosticato, che aveva delle qualità superiori e che per qualche motivo non è riuscito ad Ma arrivare? Poi ti chiedo anche il contrario, allora diciamo questo, che ci sono stati dei giocatori che io ho allenato, che purtroppo poi nel momento in cui sono andato in Serie A,
non erano più giovani per poter affrontare la Serie A, perché tu, ne ti cito te, Tardioli aveva 29 anni, 30 anni, però un portiere, sai, può ancora rimanere, e è venuto con me in Serie A. Di Loreto c'ha 26 anni, non era giovanissimo, però è venuto con me in Serie A. Gian Domenico era giovane, È aveva vero. grandi Tarana, era un 79, e l'ho portato con me in Serie Hai A. portato anche E Pagliuca Gigi e hai portato Fabio Pagliuca, Bazzani, poi che forse è stato e quello. Fabio Bazzani, cioè senti di questo Arezzo quanto ho avuto, ma lì è proprio un dato anagrafico, perché per esempio Simone Martinetti era un giocatore che, se avessi io allenato il Perugia e lui avesse avuto 25 anni, avrei portato Con te. tranquillamente, avrei portato, avrebbe giocato, perché poi che ti devo dire, insomma, ci sono stati dei giocatori che ne so, Rinino, lo stesso Antonioli, ormai erano avanti con l'età, quindi, però loro hanno fatto un'ottima carriera. Diciamo che di quelli in età, un giocatore che ho sempre detto che avrebbe potuto fare molto di più, ma lo dicevo già, Arezzo era Bifini. Eh sì. Però Bifini ormai si era incastonato in questo stereotipo del giocatore di grande talento, però che non sarebbe mai arrivato, Capito. insomma, però lui aveva veramente le possibilità. Poi ho allenato veramente certe capre che rispetto a Bifini ma Non ad dopo no, Arezzo, ma anche ad Arezzo. dopo, cioè, poi dopo, rivedendo questa squadra, questi tutti potevano giocare nelle categorie dove ho allenato, tutti, anche dopo, però è chiaro, insomma, però ne ho nominati già parecchi, Ah insomma, di sì, questi. assolutamente. E invece uno che ti ha stupito perché ha fatto magari una buona carriera e non avresti detto quando ce l'hai avuto a tua disposizione, se c'è, Allora, oppure. Di Loreto è un giocatore che l'ho allenato 4 anni e mezzo qui, e poi me lo sono ritrovato per altri 4 anni, per cui 9 anni Sì. della mia vita siamo stati insieme. Era un giocatore che credevo potesse essere proponibile, tant'è vero che il primo anno di Perugia Gaucci padre mi chiamò perché volevano mandarlo a Catania. Era già fatta ormai, fui io che telefonai a Di Loreto e gli dissi: guarda, l'unica cosa che puoi fare è chiamare il presidente e dirgli che tu vuoi provare. E fu quella telefonata che poi ha cambiato, come si dice, la vita a lui, perché Sì. Gaucci era molto sensibile a queste cose. E disse: va bene, ok, rimani, il mister ti vuole, no, una cosa, e poi da lì. Di Loreto oggi giocherebbe in qualsiasi grande squadra, perché io vedo quello che combinano i difensori in Serie A adesso. E Marco era un giocatore che mi sembrava che giocasse sempre al limite delle proprie possibilità, poi invece ti rendevi conto che era un giocatore che, cioè, questo giocava contro Batistuta, Centravanti con veri. centravanti, contro questi, e faceva non la bella figura, e quindi ti fa capire che, ecco, forse lui all'inizio avevo paura che non potesse reggere, poi invece, ma poi dopo ne vedo tanti, vedo Andreotti, Giacobbo, ecco, Giacobbo. Giacobbo era uno che per le qualità tecniche doveva fare una carriera di Sì. Serie In un Arezzo che si salvò in C1, che forse dei tuoi 5 anni è quello che è passato più in sordina, no? Questo Arezzo qui, e che invece aveva grandi qualità tecniche. C'era Caverzan che giocava, arrivò Gian Domenico per A. l'appunto, Massara, e c'era Ricky Massara. Poi Zampagna. Zampagna prese il posto di Bobo Pilleddu in quella staffetta dolorosa anche per certi versi, no? Da un punto di Sì, vista vedi, poi adesso affettivo. vedo Bobo, vedo lo stesso Balducci, no? Uguali, giocatori che avevano 29 anni, Bobo un pochino di più, Balducci 20, 29 anni, però ecco, mi sarebbe piaciuto essere io magari a livelli più alti e vedere loro, perché Sì. Tra poi quello che conta è quello che riescono a farti vedere in campo, insomma. l'altro Vabbè, tu, Bobo l'avrei portato comunque, anche se non avessi giocato anche mai, come uomo spogliatoio, stava anche con se lui me dentro lo si arrabbia spogliatoio, quando gli dicono che è ma un uomo io spogliatoio. sicuro con qualche giocatore, invece di incazzarmi io, mi avrebbe aiutato parecchio lui, insomma. Poi vedo semplici, insomma, È semplice, Leo sempre è stato anche un bel no, difensore. dicevo, ha fatto una carriera da, no, come Elegante. giocatore è un buon giocatore, ma Sì, beh, da allenatore andava meglio. l'allenatore ha fatto Oh, tanto. chiedevo la settimana scorsa a Battistini, perché in quella Battistini, squadra lì c'è Mosconi, c'è Di Loreto, che poi adesso ha abbandonato, ma insomma l'ha fatto anche lui. Leo Semplici, Federico Nofri che allena in Serie D, ha vinto anche il campionato di Serie D, Bifini, Mattoni, Battistini che ha vinto 2 campionati. E Battistini mi ha detto, guarda che non è un caso, perché quell'Arezzo di Serse era un terreno fertile per chi poi aveva comunque un
la velleità di allenare. E non è un caso che in tanti siamo diventati allenatori, poi con risultati diversi. È un bel complimento anche per te, No, penso, beh, io questo, lo ringrazio, ma vabbè, lui era predisposto, no? Sì. insomma, tutti con caratteristiche diverse, ma anche Mosconi era predisposto, insomma, a volere in maniera completamente diversa da Battistini, però a voler fare l'allenatore. Ma tutti, perché anche Michele Tardioli è nel mio staff, Sì. Gianluato, Gabriele Graziani, ne sento tanti. Quell'Arezzo lì. Se tu lo vedi così, ti dà l'immagine e dici questo non è una squadra che poteva fare quella che è riuscita a fare in Interregionale. Invece ci è riuscita proprio in virtù di una Grinta e fame. disponibilità. Io oggi quando mi dicono del Napoli, no? Il Napoli, l'anno scorso aveva una rosa di giocatori assolutamente a livello di quest'anno. Sì, mancava Kvaratskhelia, però poi alla fine avevi Mertens, Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly. Ma quello che è mancato al Napoli l'anno scorso era la vera disponibilità ad accettare la panchina, accettare determinate cose. Quest'anno no, sono bravi anche chi entra, però tutti già sembrano Sì. protagonisti. Ecco, quella squadra era una squadra di, ovviamente di ottime qualità, perché anche Borghi era uno che sapeva giocare a pallone, Bruni, sono tutti giocatori che ricordo con... Anzi, quando io allenavo squadre anche in Serie A, a volte citavo degli esempi, no? Prendevo per esame Martinetti o Bruni o Bifini, che questi mi guardavano e mi dicevano: Ma che no, dice? dice questo è scemo. E io dicevo: voi non siete neanche la metà di questi giocatori. E capito? Perché volevo dare a chi non era arrivato, anche verbalmente, non c'erano, non l'hanno saputo, però la giusta riconoscenza, perché era quello che veramente pensavo. Ah sì. Beh, Però nel calcio a volte le ingiustizie ci sono, in come tutte, ci sono ci ingiustizie, sono anche poi nel non è calcio. solo ingiustizie, Sì, beh, chiaro. sono occasioni, ci sono categorie, per carità, insomma, però. Senti, andiamo a firmare anche il libro del museo. Voglio chiederti prima di farti mettere la dedica, ma questo rapporto così stretto, così viscerale che è rimasto anche con la piazza, con Arezzo, che non è legato solo alle vittorie, Serse, no? Che cosa ti riconosci di aver dato, trasmesso a questa tifoseria, in un momento particolare, l'hai ricordato prima, perché c'era voglia di tornare in C, di tornare nel calcio che conta, quindi sotto le luci della ribalta. Però da parte tua c'è stato, si è creato, ecco, un feeling immediato che poi è rimasto nel tempo, no? Ma guarda, A distanza di ci ho tanti pensato anni. tantissime volte, tu immagina quante volte ci ho pensato, no? A volte mi sembrava non impossibile, però dicevo, perché io stesso sono legato, cioè è una cosa condivisa da tutte e due, e quindi dicevo, mannaggia, cioè, poi tutta la rivalità che c'era, no? Col tempo magari uno le vede come una cosa passata, però io invece no. L'ho sempre vissuta con qualcosa di indelebile, cioè che non ci sarà mai una situazione perché nel momento in cui tu torni qui, anzi vai a Perugia, e che so benissimo quello che significa, insomma, questo tipo di passaggio e nessuno te lo fa pesare questo fatto. Poi torni qui dopo 4 anni col Genoa e da avversario e hai un'accoglienza Come quella che ti come fecero. quella che mi è stata fatta, quindi a quel punto hai la conferma, perché un po' non di paura, però sai, avevo anch'io, dico magari, e invece è rimasto sempre così. Sono quelle cose che nascono, forse il povero Aratoli, dette da Beppe Aratoli. subito la definizione precisa, dopo un po' di partite che ero qui, disse Cosmi è proprio un botolo Ringhioso. ringhioso, che in realtà si associava molto con quello che era la mio carattere, con ovviamente anche dei difetti, insomma, però ero tanto aretino come maniera di comportarmi, perché sai, poi ogni città ha delle proprie caratteristiche, no? Quindi te le porti dietro, insomma, io poi ho vissuto a Giovi, vicino all'Arno, venivo dal Tevere, quindi ho avuto tutta un'associazione che è rimasta, e poi dopo ho incontrato le persone vere sotto tutti i punti di vista, amici, gente che ha fatto la mia fortuna,
durante la mia permanenza, anche dopo, perché Palazzi, Mario e Bulletti sono di questa città, quindi il legame è rimasto anche per tanti anni, anche in virtù, insomma, della collaborazione con due persone che sono state decisive per la mia carriera, come lo sono state, insomma, tutte, anche Sì. tu, tutto sommato. Vieni, Serse. Qui guarda, c'è tra l'altro l'ultima dedica è quella che, di Ciccio Graziani che ha fatto in occasione dell'intervista che gli facemmo per il suo 70° compleanno. Tu sei più giovane, beato te, però ti lascio lo spazio Insomma, per una dedica al museo che ci ospita per l'intervista. Ce la leggi? Così. Sì, al Museo Amaranto con infinito affetto e riconoscenza, sarò sempre figlio della vostra città. Allora, Grande. Grazie, Sesse. Guarda, tra l'altro con l'immagine di Giovanni Bovini, che è stato come no, l'altro tuo presidente qui ad Arezzo. Chiudiamo, quest'anno è l'anno del tutti. No, centenario. ecco, e poi purtroppo, cioè in queste cose meravigliose, che è stata un'avventura di tanti anni fa, tantissimi anni fa, le persone che hai conosciuto, inevitabilmente alcuni per motivi di età, altri inaspettatamente, insomma, ma dirigenti che sono stati veramente di un altro spessore rispetto anche a quello che poi ho avuto purtroppo la sfortuna di incontrare nel calcio, quindi mi riferisco a Dalla Ragione, a Fabriciani, oggi ho saputo della scomparsa del dottor Regi, di Mario Romanelli, e me ne dimentico sicuramente altri, ma Morelli, cioè tutti i giornalisti. Tutti ogni tanto mi arriva una brutta notizia e è un colpo al cuore, però ecco, insomma, ci sono anche persone che non ci sono più e hanno fatto parte della mia vita, insomma, quindi, ma credo che abbiano fatto parte di questo museo al di là delle fotografie appese, no? Assolutamente sì. E comunque il 10 settembre l'Arezzo festeggerà i 100 anni, ci sarà modo per rivederti qua, mister, sarai sicuramente uno degli ospiti più Sì, importanti, però più tu mi devi dire attesi una e più cosa, perché io graditi. ancora non ho capito. Le Vediamo se sono presenze. in grado. No, tu mi devi dire chi è l'allenatore con più presenze dell'Arezzo. Allora, guarda, qua c'è la Ecco, classifica. perché io non ci ho Guarda. mai capito niente. Allora, il primo dovrebbe essere, anzi, credo che sia Ballacci. Vedi? Il primo è Ballacci e tu sei secondo in classifica davanti ad Angelillo. Quindi devo tornare qui per arrivare a essere E devi primo, tornare. A insomma. Perugia ci sei tornato. Quante ne E qui sei a mancano? 177. 200, sono due campionati in Sono due fondo, insomma. Non campionati. lo so se ce la faccio a reggere Due due campionati campionati. Arezzo. Soprattutto alla tua età ormai. sì, c'hai ragione. No, no, ma fa bene a dirlo, fa bene. Ok, Comunque, vabbè, grazie mister. essere un È allenatore che ha stato allenato per un 5 anni piacere. consecutivi l'Arezzo, però sono stato lui. Questo è un Record record assolutamente, che rimane imbattuto mondiale. e credo che rimarrà per chissà, per altri 100 anni, immagino.